Ma che mi stai dicendo? Ma perché sta brillando sta cucina? It smells good. Ah, vabbè, certo, ma oggi è passata la signora delle pulizie, è venerdì, ed ecco spiegato il motivo per cui invito persone a casa solo di venerdì. Ma che mi stai dicendo? Ti guarda che roba. Basta. Adesso cuciniamo un po' di pasta. 20 minuti. E dato che oggi è un giorno speciale, faremo un piatto speciale, ovvero pasta al tonno. Ti guarda che roba, un mix, penne rigate e fusilli. Ma che vuoi di più alla vita? Che poi hanno pure due tempi di cottura diversi, 11 e 9 minuti. Vabbè, faremo una media, 10 minuti. Listen, my friend, this pasta, it's so good. Ci sono dei pezzi di pasta al dente e dei pezzi di pasta stracotti. È comunque pasta. Piccolo reminder, quando siete tristi, comunque pensate, viviamo nel paese migliore del mondo. L'Italia è il paese migliore del mondo e va celebrata, va ricordata questa cosa. Sono un italiano. Il mio coinquilino, comunque, sono le 13:17, ancora sta dormendo. Ragazzi, comunque ve lo giuro, non è solo Jansen che si sveglia alle 15 di pomeriggio. No, tutti sono così. Non lo capisco, si svegliano tardi, tardissimo. Ci sono io che mi sveglio, comunque nel chili, verso le 9, 9 e mezza. Mica loro, prima delle 2, non li vedo in cucina. E tra l'altro, arrivano in cucina e non fanno pranzo, fanno colazione. Sono molto chill, c'è da dire, c'è da lì in video. Comunque, vorrei far notare che dato che matematica 2 già non è abbastanza difficile, devo studiarlo in inglese. Il libro di testo è in inglese. È una cosa inammissibile. Io vivo nel paese migliore del mondo. Con la lingua migliore del mondo, con la pasta, la pizza, e poi devo studiare matematica in inglese. Ma perché? Why, my friend? Basta. Manca meno di una settimana e mezza all'esame. Sono nella merda. Domani, però, nel chilling, parto. Abbandono Milan Le Gran Milan. Sabato e domenica in Emilia Romagna. Sabato a Bologna e domenica a Parma. Comunque, oggi è un giorno perfetto per parlare di coinquilini, perché proprio ne stavamo parlando con loro ultimamente. Oh, la cucina è più pulita. C'è pochissimo da dire. Lasciate stare oggi che c'è stata la signora delle pulizie. Però veramente, ultimamente stiamo migliorando un sacco. La cucina più o meno è pulita. E ci sono tantissime cose da dire. Aggiornamento, questo video facciamo aggiornamento, come va con i coinquilini dopo 6 mesi. Spoiler, shock. Questo video è anche una dimostrazione come si effettua la pausa pranzo. Ti metti qui nel chilling, mangi, ti metti un po' di musica, guardi un po' di video su YouTube e poi ti butti nel lettuccio. Il lettuccio deve prendere la forma del tuo corpo. Prima però mangiamo. Timelapse scioccante. Perfetto, ho finito di mangiare. Queste qui comunque sono le asciugamani che ti danno direttamente quando arrivano le donne delle pulizie. Te le lasciano qua e poi tu te le vai a mettere in bagno. Il bidet, ragazzi, ma volete mettere? Che l'Italia è il paese migliore del mondo. Comunque non è una cosa solo dei francesi, non ce l'ha nessuno il bidet. Però io non riuscirò mai a concepire questa cosa, ve lo giuro. Che poi molti mi potrebbero dire, sì, il paese migliore del mondo, però poi le tasse. Ragazzi, le tasse, le evadi. E content. Metti che finisco in carcere, cioè, sarebbe scioccante. Ah, e siamo nel lettuccio. Il lettuccio è un po' come il letto di Minecraft. Se dovessi morire, rispawnerei qua. La canzone che rappresenta i miei coinquilini. Con i coinquilini, vivendo a stretto contatto con altre persone, capito, impari degli altri stili di vita. Perché tipo, tu in questo momento stai vedendo loro che dici, minchia, guarda, loro si svegliano alle 2. C'è capito, è una vita completamente diversa dalla mia. E magari prendi un po' spunto, c'è capito. Magari loro fanno qualcosa di più chill rispetto a quello che fai tu. Allora tu diventi automaticamente più chill. Quindi, fantastico. Da Jansen puoi imparare come uccidere le persone. Sono passati ormai 6 mesi da quando sono qua, da quando vivo con dei coinquilini. È un'esperienza totalmente mai fatta in vita mia. Vabbè, ci credo, quando dovresti farlo. E se vi ricordate, già ci avevo fatto dei video su questa cosa. Ne ho fatti 2. Tipo, uno l'avevo fatto a settembre e uno a ottobre, così come aggiornamento. Però secondo me questo qui assume ancora più importanza, perché sono passati 6 mesi, sono successe tante cose, ci sono stati vari screzi, ci sono state litigate, ci sono, insomma, la storia si è evoluta e c'è già molto più da dire. Se vi ricordate, il primo mese è stato... cominciano a sorgere quei problemi base, che sono appunto la pulizia della cucina, la pulizia del balcone, quindi la spazzatura, i problemi con il tuo concuicesso, quindi in questo caso con chi condivido il bagno, insomma i classici problemi che si hanno con dei coinquilini. In questo caso, per chi non mi conoscesse, io vivo in un appartamento da 4 con 3 coinquilini, tutti e 3 turchi, quindi io sono l'unico italiano. Questa cosa ogni volta che la racconto fa ridere, perché effettivamente è meme sta cosa. Però vi devo dire, può sembrare una situazione brutta, perché dici sì, però sei un attimo distaccato. In realtà dipende comunque sempre dai coinquilini che trovi. In questo caso posso dire, loro stanno sicuramente guardando questo video, vi amo ragazzi. Sono 3 persone veramente tanto tanto genuine, come dire, cioè sono gentili, come dire, parlano, sono ok alla conversazione, quindi ci puoi parlare benissimo, non ti prendono per il culo. Nel mio caso devo ammettere che ci vuole impegno a non prendermi per il culo, ma loro non lo fanno, cioè insomma a volte mi vedono con la videocamera così che sto facendo, non mi dicono mai niente, anzi si prendono a ridere, sono veramente molto anche simpatici, come dire, cioè proprio nato un rapporto d'amicizia. E questa è una cosa che vi dico con tutto il piacere del mondo, perché ho capito dopo svariati mesi, e non solo dalla mia esperienza ma anche da esperienze di altri miei amici, che con i coinquilini
ci devi stare, amico. O meglio, comunque ci devono essere dei buoni rapporti. Fidatevi che se vivete con un coinquilino che non vi piace, che vi rende proprio l'aria pesante, come dire, lì non è bello. E proprio ti condiziona tutto. Cioè, forse paradossalmente, i coinquilini sono la prima cosa da cui proprio parte tutto. Perché comunque ci vivi con loro, bene o male. Comunque vai in cucina, c'è uno di loro, scambi due parole. Quindi stare bene con i tuoi coinquilini è fondamentale. E questa cosa non è scontata, perché ragazzi, all'inizio, a settembre, quando io avevo visto che già cominciavano ad esserci vari problemi, mi stavo tra virgolette cominciando a isolare proprio apposta. Ho detto vabbè, senti, non è importante, non ci devo stare bene per forza, mi isolo. Sbagliatissimo. A un certo punto la situazione si è evoluta in questo modo, che io ho capito che con loro in qualche modo mi ci dovessi rapportare, dovessi sistemare il rapporto che ho con loro, e siamo arrivati alla situazione attuale. La situazione attuale è scioccante, cioè praticamente c'è comunicazione, ok? Ad esempio, se a me dà fastidio che una sera stanno facendo bordello, stanno andando a dormire tardi, però io devo dormire, alla fine si trova un compromesso e comunque si risolve. Insomma, si scende a compromessi, ci si adegua, e questa è una parte importante, e alla fine si vive bene. Ecco, il concetto dell'adeguarsi è molto importante. Adesso vi faccio vedere la cucina, ad esempio. Ecco, questa è la cucina in questo momento, vi dico, è pulitissima, ok? Perché passa la signora di pulizia, vedete, c'è il tavolo, è tutto pulito, anche la cucina in questo momento sta brillando. Però ecco, ad esempio, se vai nel balcone, c'è quello, ok? E quello non dovrebbe stare lì. Questo mobiletto, io, se vivessi da solo, non lo tratterei mai in questo modo. Ecco, dovete porre il vostro focus sull'adeguarsi. Che cosa vi voglio dire? All'inizio, se vi ricordate, questa cucina stava messa male. C'era il tavolo sporco, la cucina sporca, ve lo ricordate, ok? Se non ve lo ricordate, vi consiglio di andare a riprendere quei video. Comunque, cosa è successo? Praticamente siamo scesi a compromessi, ok? Loro hanno cominciato a trattare meglio la cucina, a trattare meglio il balcone. Io, a mia volta, mi sono adeguato a questa cosa. Nel senso, se io un giorno lascio il tavolo sporco, veramente sporchissimo, non ci fa niente, perché loro, appunto, tra virgolette, lo facevano pure. Quindi io mi sposto verso più questa direzione, loro si spostano di più verso la mia direzione, si viene a creare un giusto punto di incontro e alla fine la situazione si sistema. È esattamente quello che è successo. Ci vuole però tempo, ok? Come in ogni cosa nella vita, ci vuole tempo. Quindi, in generale, mi sto trovando molto bene. Soprattutto, ragazzi, la questione di parlare inglese ogni giorno. Ecco, dopo 6 mesi mi rendo conto che ho acquisito tanti vocaboli. Sempre l'inglese maccheronico, perché l'Italia è il paese migliore del mondo. Però acquisisci nuovi vocaboli, impari un lessico più approfondito, tra virgolette, insomma, è utile anche sotto questo punto di vista. E poi, capito, ci esce pure del content. Che vuoi di più dalla vita? Vi ribadisco il fatto che se avessi dei coinquilini italiani, nel mio caso non mi piacerebbe, perché tipo ad esempio in questo momento, no, che io sto registrando così e sto parlando anche forte, metti che il mio coinquilino mi sta ascoltando, vabbè, ma tanto non lo capisce l'italiano, quindi che me frega. Fossi italiano mi sentirei ascoltato e quindi tra virgolette in soggezione. Quindi il fatto che io abbia 3 coinquilini turchi mi piace un sacco, mi piace un sacco, ragazzi. Io lo ribadisco, non potevo finire in una situazione migliore. E parlo di questa situazione attuale. A settembre non mi piaceva tanto la situazione, ottobre, insomma i primi mesi quando sono arrivato qua. Però come vi ho detto prima, questione di tempo, t'abitui, loro si adeguano, tu ti adegui, si viene a creare un punto di incontro e alla fine si sta bene. Chi sta meglio di me? Questo è un po' il consiglio del video, insomma. Non mollate, create un rapporto con i vostri coinquilini e adeguatevi l'un l'altro. E questa cosa può avere anche dei pro. Cioè, vi faccio l'esempio, va, così capite meglio. Era il giorno del mio compleanno, no? E se vi ricordate c'erano tutti i coriandoli sul tè, insomma c'era il casino nel mio tavolo. Ecco, avessi avuto dei coinquilini un po' più fermi, come dire, che non si adeguano, tra virgolette, mi avrebbero cazziato, ci sarebbe stato uno screzio, insomma alla fine poi il rapporto si deteriora, non va bene. Invece, dato che comunque abbiamo trovato questo punto di incontro in cui se io voglio posso tenere il tavolo sporco per un giorno, se vogliono pure loro, e io non mi incazzo, capito? Si prendono i loro pro, i miei pro, si tolgono i contro, o meglio si mitigano e si mettono assieme, si mette assieme il tutto e si viene a creare la situazione perfetta. Insomma, fatemi sapere la vostra situazione con i vostri coinquilini, se avete magari qualche consiglio, così, cosa volete raccontare, la vostra esperienza, non lo so. E dai, basta, mi butto nel lettuccio. Noi ci vediamo domani con un nuovo daily vlog scioccante. Ciao.